Bene, occupiamoci adesso di uno dei nostri cavalli di battaglia del passato calcolo busta paga con Excel menu file apri calcolo busta paga con Excel abbiamo già convertito in formato 2010 e si riferisce a una busta ipotetica del febbraio 2013 ora Ecco, queste sono le tre schede, busta paga è la prima, dove si sviluppa tutto il calcolo del, della busta, appunto, del cedolino paga, la seconda scheda serve per il calcolo dell'imposta lorda e la terza per il calcolo delle detrazioni fiscali. Ora, quindi nell'esempio, vedete in testata abbiamo eh, colorificio l'ufficio Pinco Palla, contratto chimici-industria. Abbiamo eh, ipotizzato che la busta si riferisca al periodo febbraio 2013, il dipendente Rossi Mario, livello D2 del, febbraio, del contratto chimici. Ora, vedete che il contratto chimici nel nostro sito, chimici industria, prevede al livello D2, per esempio, supponiamo che sia un detto agli impianti, qualcosa di questo genere, eh, avrà in fondo, abbiamo la tabella, delle retribuzioni in vigore dal 1 gennaio 2013, il contratto è eh, per quanto riguarda la parte economica e l'accordo di rinnovo 22 settembre 2012, con decorrenza appunto 1 gennaio 2013 scadenza 31-12-2015. Mentre per le declaratorie professionali è ancora valido il contratto. Collettivo nazionale di lavoro del 10 maggio 2006 per i dipendenti dell'industria di chimica e farmaceutica. Quindi dicevamo un D2 ipotesi, eh, corrisponde vedete, a un minimo di 1.609,03 euro e con un'indennità di posizione organizzativa Ipo di 147,74 per un totale di 1.797 euro. Ehm, 1756 e 77 eh già non ci siamo um, ah, ho preso quelli di un'altra tabella, vabbè poco male, lo facciamo adesso insieme allora D2 1609 e 03, viene da cambiare il minimo 1609 e 03 questa è una casella semplice di input non c'è formula ecco lipo mi sembra che fosse eh, no, anche quella da cambiare, 147,74, 147,74, totale 1756,77, stavolta ci siamo, ecco, vedete, corrisponde al livello di 2, eccolo qua, livello di 2, tabella da primo giorno 2013, vabbè. Allora, abbiamo qui il report di alcuni parametri, la matricola, ok, questi sono dati descrittivi. Le età importanti eh, sono 13, i giorni IMSS 26 fisso, le detrazioni 29, perché era eh, febbraio 2013, anzi era 28 mi pare, no? 28, i giorni di febbraio 2013. Controlliamo il calendario. Uh, giusto per essere pignoli, sì, esatto, erano 28 quest'anno. Ok, 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 allora uh, quindi divisore contrattuale 173 per ottenere la paga oraria, e il divisore giornaliero 26,3 per ottenere quella giornaliera, retribuzione ordinaria, uh, viene riportato il valore del mensile naturalmente, uh, perché il dato base è calcolato, uh, a rovescio, cioè calcolato dividendo il mensile per il divisore, quindi chiaramente rimoltiplicato per il divisore, non può che far eh, di nuovo riportare il totale mensile straordinario 10% dalla 41esima alla 45esima ora, 10 ore, questo ecco, il dato base in eh, cella E22 calcolato prendendo eh, il valore. Del mensile, cioè 1756,77 euro, dividendolo per 173 e uh, uh, maggiorandolo del, 1, del 10%, cioè per 1,1, arrotondato a due cifre decimali, quindi 11,17 euro orarie, moltiplicato le 10 ore mi fa 111,70. Queste due colonne, quella blu sono le competenze, quella rossa le trattenute. Allora, trattenuto da pasti, ipotesi 1,03 per 15 giorni fa questo importo nelle trattenute. Queste sono le dizionali comunali e regionali, sono esempi chiaramente. Ora, qui ci sono le prime formule. Allora, qui abbiamo la somma degli, delle competenze, la somma delle trattenute. L'imponibile IMSS è l'arrotondamento rat eh, del totale competenze, in questo caso, tutte voci soggette a contributi, l'aliquota è 9,19%, calcolata su questo imponibile mi dà queste ritenute, riportate qui, quindi eh, sono i contributi per la pensione, assicurazione della malattia e fondo di adeguamento appunto pensioni e l'addizionale CIG. Allora, eh, abbiamo un imponibile fiscale che è dato dal totale competenze meno i soli contributi sociali, previdenziali, Dopodiché l'imposta lorda e l'attrazione imposta netta al tempo sono calcolati seguendo i procedimenti esposti nelle schede calcolo imposta lorda e rispettivamente detrazioni fiscali. Veniamo al calcolo dell'imposta lorda. Allora, gli scaglioni validi per il 2013 sono questi, quelli annuali. Eh, Scaglioni di ogni segmento, questi progressivi, cioè fino a 15.000 euro il 23%, fino a 28.000 il 27, fino a 55.000 il 38, fino a 65.000 il 41, oltre 43%. Questi sono gli scaglioni mensili ottenuti dividendo questi valori per 12, quindi 15 più 13 fa 28, 28 più 27 fa 55, 55 più 20 fa 65. Ok, allora vedete che l'imponibile di, eh, di 1696,80 euro viene suddiviso così, 1250, primo scaglione al 23%, quindi in F12 abbiamo eh, lo scaglione primo per l'aliquota 1 che è 23%. Vedete che eh, abbiamo chiamato gli scaglioni qui con dei nomi. SCA1, SCA2, SCA3, SCA4 e le aliquote ALIC1, ALIC2, ALIC3, ALIC4 uh, vedete uh, la differenza tra l'imponibile fiscale e il primo scaglione cade nel, nel secondo qui c'è cioè una formula abbastanza complessa nidificata che fa in modo che appunto in base all'imponibile si va a distribuire nei, nei vari scaglioni in questo caso si ferma al secondo quindi abbiamo 447 euro, che è la differenza tra l'imponibile del signor Rossi e il primo scaglione, mi va a, al 27%. Mi determina questo importo di imposta lorda sul secondo scaglione. La somma di tutte le imposte eh, dei vari scaglioni rappresenta la mia imposta lorda che viene riportata qui, che poi a sua volta viene riportata qui, cioè in B33 nel primo foglio. Ora a questo punto bisogna calcolare detrazioni. Eh, si è tornati al sistema precedente eh, al 2001-2002, quindi non è più dedu eh, deduzione ma è detrazione. Allora, qui ci sono le formule: allora, abbiamo che fino a eh, la, la formula mi dà eh, una detrazione base annuale di 1840 rapportata mensile 141 eh, quindi. Mh, il reddito presunto è eh, calcolato prendendo il reddito lordo anno presunto meno eventuali, gli eventuali oneri deducibili. Il reddito lordo anno presunto non è altro che il valore di B32, cioè l'imponibile fiscale del mese, per le mensilità aggiuntive che sono in G9. Infatti abbiamo l'imponibile fiscale B32 e il numero di mensilità G9. Okay? Quindi, detrazioni. l'imponibile, Allora, il reddito presunto è questo: 22. Eh, qui si va a decidere quale formula utilizzare. I giorni sono 28, come abbiamo visto, perché in febbraio non era bisestile, quindi erano 28. Eh, la detrazione è calcolata: ecco, vedi, qui c'è una forma abbastanza complessa, eh, val eh, valutando, appunto, confrontando i 22.058 con eh, questi scritti. Sì, si siccome rientriamo. Nel, ehm, nel secondo il secondo tipo di formula è questa ehm, abbiamo ecco che se il reto fosse fino al limite di 23.000 sarebbe 64 ma in questo caso ehm, cioè perdono rientriamo eh, superiamo eh, 22.000 no ok perdono eh, le trazioni sono queste esatto uh, l'importo delle trazioni viene determinato in 85 euro perché viene applicata la formula uh, questa formula qui la terza ok 20 ok sì maggiorazione per lavoro dipendente invece segue un altro tipo di formula che è quella quindi fino a 23.000 euro non spetta niente ed è, eh, da 23 24 10 euro eh, siccome qui siamo eh, sotto i 23.000 è 0 comunque e quindi totale detrazione spettanti 85 questo è il valore della detrazione che viene riportato nel rigo ehm, cioè nella cella B34 a questo punto è semplice basta inserire eh, per calcolare l'imposta netta una formula che faccia la differenza tra imposta loro e trazioni eh, Qui vengono riportate, appunto, eh, viene riportata l'imposta netta, totale delle competenze, totale ritenute, e cioè, eh, eh, cioè le rate addizionali, la traduzione da pasti, i contributi presenziali, la ritenuta fiscale. Totale delle competenze è 5,28 e delle ritenute. Pardon, 5,28, il totale delle competenze è 1,8, la differenza mi darà il netto in busta.